Il restauro della pala di Santa Lucia de Magnoli di Domenico Veneziano, eseguito da Oriana Sartiani e da tutto il team dell'Opificio delle Pietre Dure, ha visto come fase sicuramente più importante quella della pulitura. Il risultato che vedete alle mie spalle è, non esito a dirlo, straordinario. Il dipinto ha recuperato quella luminosità e quei colori che avevano fatto scrivere al compianto Luciano Bellosi, uno dei nostri più grandi storici dell'arte, che il Domenico Veneziano era stato il fondatore di una corrente che lui chiamava pittura di luce. E Luciano sarebbe molto contento oggi di vedere il risultato di questa pulitura. Ma cosa si intende? Cosa si deve intendere esattamente per pulitura? Devo dire che questa delicatissima fase di restauro è spesso oggetta di fraintendimenti, se non dei veri e propri errori concettuali. Certamente è una fase estremamente pericolosa, perché è quella in cui si rimuove, attraverso vari tipi di tecniche, si rimuove del materiale dalla superficie. Quindi è un'operazione che va a togliere qualcosa ed è per sua natura quindi irreversibile. Come tutte le operazioni irreversibili, va studiata e pensata non una ma 10, 100, 1000 volte. Ora, spesso intorno alla pulitura vi è un errore concettuale, che è quello di ritenere, come alcuni giornalisti in maniera molto superficiale amano definire, ritorno al primitivo splendore. Ora, in realtà questo è una sciocchezza colossale, perché purtroppo il tempo passa per tutti, anche per le opere. Non esiste la possibilità tecnica di ritornare indietro, di far girare le lancette della storia indietro. Anche i materiali si alterano con il passare del tempo, e anche ove per assurdo fosse tecnicamente possibile, ciò non sarebbe giusto, perché vorrebbe dire negare la storia, negare il passaggio dell'opera d'arte attraverso il tempo. Dunque, se non deve recuperare il primitivo splendore, a cosa può servire la pulitura? La pulitura deve servire soprattutto a rendere correttamente leggibili quegli straordinari valori artistici, quei valori espressivi, cromatici, di profondità interna all'interno di una costruzione figurativa che il pittore aveva immaginato e pensato. Spesso vari fattori tendono a alterare tutto questo, soprattutto alcune alterazioni dei materiali costitutivi, ma ancora di più i materiali che l'uomo nei secoli ha aggiunto, vernici, patine, colle, se non veri e propri ritocchi, quali a loro volta hanno una loro vita, una loro storia fatta di alterazioni. Spesso e volentieri il risultato è, non solo non si legge più la cromia pensata dall'artista, ma soprattutto il dipinto viene ridotto nella sua profondità interna, perché quell'area, quello spazio che soprattutto i pittori dal Rinascimento in poi hanno sempre concepito, viene appiattito per questa azione dell'uomo. Dunque la pulitura deve cercare, in maniera molto pensata, in maniera, come diceva Umberto Baldini, differenziata tra le varie parti e progressiva, cioè non arrivare subito al risultato finale, ma procedere con alleggerimenti successivi. La pulitura è stata oggetto di polemica a non finire nella storia del restauro. Dal 600 in poi il rapporto tra l'opera d'arte e il tempo, che si concretizza in alcune figure allegoriche come il tempo pittore, ma e invece nella realtà in quella che è definita nei nostri studi la patina del tempo, ha portato a far sì che in Italia e a Firenze in particolare ci sia una convinzione che non vada rimossa completamente la vernice che sta sull'opera, ma che la patina vada preservata. Dunque
in questa straordinaria pulitura che vedete alle mie spalle vi è stato un alleggerimento graduale e differenziato, tenendo conto anche del diverso comportamento che nel tempo hanno i materiali. Ci sono quelli che si alterano di più, quelli che si alterano di meno. Dunque non sarebbe corretto pulirli tutti della stessa intensità, perché non si farebbe altro che riportare lo squilibrio che noi troviamo a un livello diverso. È importante che sia differenziata tra le varie aree proprio per invece andare a ricercare l'equilibrio che faceva parte dell'espressività del pittore. Tutto questo mi sembra che nella pulitura della pala di Santa Lucia de Magnoli sia mostrato veramente in maniera compiuta, e possiamo oggi capire il grande ruolo che Domenico Veneziano ha avuto nell'elaborazione della pittura quattrocentesca a Firenze e in Italia nel corso del Quattrocento.